Raga, non preoccupatevi, prima o poi ricresce, ve lo giuro, siamo già a buon punto. Signore e signori, benvenuti in un nuovo video, io sono Emilio e oggi parliamo. Voi lo sapete che ogni tanto faccio questi video per raccontarvi come stanno andando le cose, e cosa sto facendo e per aggiornarvi delle cose che farò in futuro. Prima di tutto però vi dico questo, domenica 4 novembre sarò a Lucca Comics Games 2018. Sarò in compagnia del buon regia, di Eric, ci saranno tante altre persone, quindi se siete in fiera, se venite anche voi, io sarò là tutto il giorno. Semmai fatemelo sapere qui sotto nei commenti che vediamo di trovarci, facciamo qualche chiacchiera, se mi riconoscete, mi fermate, fatelo pure che parliamo molto volentieri. Quindi di cosa parliamo oggi e perché questo titolo? Fatemi tante domande. Allora ragazzi, vi spiego questo. Il primo novembre, che è un giovedì, il canale compie 2 anni. Innanzitutto, quel giovedì, che è festa il primo novembre, non ci sarà nessun video. Molto probabilmente farò la diretta, anche perché domenica, poi che è il 4, sono a Lucca. Tornerò tardi, raga, e quindi non farò la diretta. Quindi inverto le cose. Domenica uscirà il video e giovedì farò la diretta. Molto probabilmente, comunque vi faccio sapere. Quindi, come detto, giovedì 1 il canale compie 2 anni e ho deciso di fare questo. Alcuni di voi che mi scrivono mi chiedono sempre un po' qualcosa su di me, comunque robe private. Vogliono sapere di più su di me, sulla vita privata, più di quello che faccio sul canale, perché quello che faccio sul canale, comunque lo vedete nei video, eccetera. Io ho sempre parlato poco di me, quindi voglio darvi, tra virgolette, l'opportunità di farmi tutte le domande che volete, sia private oppure inerenti al canale, giustamente. Quindi scrivetemi qui sotto nei commenti tutte le domande che volete, massimo 3 domande a persona, perché sennò, ragazzi, se mi fate 20 domande a testa non ci salto fuori. Quindi massimo 3 domande a testa. Scrivetemi o qua sotto o su Instagram o su Facebook in qualche modo o Discord e io farò un video a riguardo per lo speciale 2 anni del canale dove cercherò di rispondervi a tutti quanti. Comunque, detto questo, prossimamente voglio fare anche un video particolare e ve lo voglio spoilerare. Ok, prossimamente farò un video particolare, ve lo voglio spoilerare. E voglio fare un video reaction alla mia prima partita su Fortnite. Raga, voi sapete che ormai ci sto giocando, lo porto molto volentieri questo gioco sul canale. Più che altro, sì, non è che lo porto perché è il gioco che va, gioco del momento, quindi anch'io lo porto, eccetera, eccetera. Non è quello, cioè è vero, va bene, Fortnite mi fa fare tante visualizzazioni, comunque porto un sacco di persone, però non è quello il motivo. Io ci gioco, mi diverto, una cosa che va, una cosa che mi diverte, la porto. E niente, è figo perché l'altro giorno stavo guardando, che tra l'altro è la prima live che avevo fatto, stavo guardando proprio come ero messo nella prima partita che ho fatto e cioè, raga, c'è da ridere un sacco, ma davvero un sacco. Ho visto solo un pezzettino perché ho detto no, qua ci vuole un video reaction, assolutamente. Quindi detto questo e chiudo la parentesi, vi voglio parlare di un'altra cosa, perché vi giuro ha dell'incredibile. L'altro giorno, come ogni sabato mattina o venerdì sera, dipende dalle volte, mi sono messo lì per registrare. Ovviamente volevo registrare Limbo, visto che siamo praticamente alla fine e mancava veramente poco. Però il problema è questo. Io vi giuro, ma vi giuro, ce la sto mettendo tutta. Ma sto gioco non riusciremo mai a finirlo. Ve lo giuro. Niente, mi sono messo lì, ho deciso di registrare Limbo. Accendi il computer, prepara tutto, inizia a registrare. Perfetto. Arriva a un certo punto, mi si frizza il computer. Che voi già capite. La parolina mi si frizza il computer, come mi fanno girare, eh? C'avevo due, così, ma grosse così, due palle così. Già lo sapevo. Perso il video, dovevo star lì e riregistrarlo. Erano già 20 minuti che registravo, rottura di cazzo. Ma fosse stato così, sarebbe andata anche bene. Non so perché.
non so per quale motivo, è la seconda volta che mi capita, mi si sono cancellati tutti di nuovo i cazzo di salvataggi. Tutti i cazzo di salvataggi. E lo dico. Cazzo. Il che mi ha fatto bestemmiare, ma quello lì, vabbè, ma è sottinteso. E niente, devo ricominciarlo dall'inizio. E vi giuro, mancava pochissimo perché era praticamente alla fine. L'ho giocato 20 volte ormai sto gioco. Non so per quale motivo mi faccia così. Ve lo dico. Non è una cosa che si fa. Il gioco non è originale. Il gioco è craccato. Comprate gli originali i giochi. Perché se non li comprate originali, fate la fine del sottoscritto. Però non finisce qua perché dici così, vabbè, incazzato. Vabbè. Decido di giocare un attimo a Fortnite e semmai se ci viene un bel video o un qualcosa di divertente lo porto sul canale. Registro una partita, una merda. Registro due partite, una merda. La terza partita, una merda. Quarta, una merda. Cinque, una merda. Vabbè, sono sfigato, faccio schifo, non sono capace. Però figa. Niente, mi girano i coglioni, vado a mangiare, stacco tutto. Ritorno, decido di fare una partita a cazzo, ve lo giuro, io ve la faccio vedere. Ho fatto una partita della Madonna. Cioè, quello che sono in grado di fare, comunque una bellissima partita, sono arrivato terzo. Ho fatto un paio di kill, ovviamente non l'ho registrata, perché dici non la registri, perché tanto fino adesso che succedono cose. Va bene, sento i miei amici, dai, fate qualche partita su Fortnite, va bene, facciamo qualche partita. Delle belle partite, cazzo, sì, un paio di kill. Raga, vi va se registro qualcosa? Sì, perfetto, posiziono le luci, accendi tutto. Avrò fatto oltre 20 partite. Io ve le vorrei far vedere tutte. Una dopo l'altra, una cazzo di merda. Tutto questo dalla mattina alle 9, siamo arrivati fino al pomeriggio. No, più o meno le 3:30, 3, più o meno. Girano i coglioni, stacco tutto, spacco tutto. E basta. Perché è l'unica cosa che si poteva fare in quel momento. E niente ragazzi, volevo dirvi un attimo questa cosa qua. E delle sfighe. C'è di peggio, per l'amor di Dio. Però girano le balle, soprattutto per Limbo. Va bene ragazzi, vi ricordo ancora che domenica 4 novembre sarò a Lucca Comics and Games. Quindi veniteci tutti quanti, ci vediamo, ci beviamo una burro birra come l'anno scorso. Siamo tutti quanti contenti, ovviamente, a fare il vlog, chiaro. Quindi, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un commento, un mi piace. Iscrivetevi anche alla pagina Facebook e Instagram, dove tutti i vari link sotto in descrizione. Iscrivetevi anche al canale. Il nome si ghost, link sempre qui sotto in descrizione. E signori, ci vediamo alla prossima. Ciao!